Si è tenuto ieri mattina presso la sede dell'Ordine dei Medici di Salerno una conferenza stampa per la presentazione ufficiale del progetto di sperimentazione nazionale Biologia con curvatura biomedica, che coinvolge 3 istituti di istruzione secondaria della provincia di Salerno, tra cui gli studenti del liceo Alfonso Gatto che frequentano il classico, lo scientifico e lo scientifico opzione scienze applicate. Si tratta di un percorso triennale che coinvolge gli alunni delle classi terze fino alla quinta e un percorso di potenziamento delle loro conoscenze in campo biomedico che consentirà loro di orientarsi consapevolmente con impegno nelle successive scelte di studio. Il progetto è svolto con la preziosa collaborazione dell'Ordine dei Medici di Salerno, che individua gli specialisti che devono attivare percorsi laboratoriali con gli studenti. In ogni modulo di studio essi approfondiscono un argomento specifico, quale l'apparato tegumentario, ortopedico, ematologico, linfatico e cardiovascolare. È per i nostri studenti una preziosa opportunità per scegliere consapevolmente il loro progetto di vita futuro, afferma il dirigente scolastico Anna Vassallo. I genitori e gli studenti si sono mostrati interessati e motivati e questo è già un ottimo punto di partenza. Alle lezioni teoriche e pratiche seguiranno le attività laboratoriali da svolgere presso le strutture sanitarie pubbliche individuate dall'Ordine dei Medici. Per il liceo Gatto, il progetto è sponsorizzato dalla BCC di Buccino e dei comuni cilentani, che ne ha compreso l'importanza e l'efficacia formativa per dare ai nostri studenti l'opportunità di orientarsi consapevolmente nelle loro scelte di studio e professionali. Ci auguriamo di portare avanti questo progetto non solo per questo triennio, ma anche oltre, per dare sempre opportunità ai nostri ragazzi di orientarsi. Orientarsi significa capire bene quello che vogliono diventare da grandi. Noi vogliamo fare un percorso per darvi le capacità di essere buoni professionisti nel settore sanitario nel futuro. Se voi ci state, questo percorso vedremo di farlo insieme a voi al meglio possibile. Quindi grazie, però, grazie ve lo voglio dire alla fine del percorso, quando tutti avrete dimostrato all'ordine, ai medici che vengono da voi, alle vostre istituzioni scolastiche, che siete veramente animati da un fuoco sacro, che è quello che vi porterà a essere buoni professionisti.